Ciao ragazzi, bentornati su Privacy Deck by Next Hardware. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Ho il piacere di presentarvi, di farvi vedere la mia nuova tastiera meccanica. Questo è in assoluto uno dei progetti più soddisfacenti che ho portato a termine da quando sono qui su YouTube. Vi dico solo che quando tornavo a casa, stavo camminando da studio verso casa e avevo appena finito di assemblarla, avevo un sorriso tipo da 200 denti, ero felice letteralmente come un ragazzino. Allora, vi racconto ovviamente qualcosa adesso su questa tastiera e sul come soprattutto ci sono arrivato, in modo da dare un po' di informazioni a chi eventualmente sentisse il desiderio di entrare in questo mondo, ovvero quello delle tastiere meccaniche custom. E il consiglio è sempre quello: non fatelo, occhio al portafogli. No, non è vero, nonostante questa sia poi una mid-range ormai, perché c'è anche di molto più costoso, qui siamo, se consideriamo tutto, i keycap che ho preso e anche il cavo, sui 600 euro circa, una cosa del genere, e appunto i modi per spendere di più sono infiniti. È altrettanto vero che si possono realizzare tastiere che regalano grandi soddisfazioni anche con molto meno, e vi porterò un esempio tra un po' di giorni di questo genere. E fatemi dire una cosa prima di entrare nel vivo del video, ovvero che la passione per le tastiere custom come questa è una cosa che non c'entra niente con il gaming. Cioè, lo dico perché il nostro canale parla molto di gaming, no? Ad esempio parliamo di mouse, ecco, mentre l'appassionato di mouse è al 99% anche un videogiocatore, e diciamocelo, dai, il più delle volte dispara tutto, quindi di giochi FPS, è difficile che tu sia un appassionato di mouse che li compri, li collezioni e poi però non giochi. È una cosa molto legata al gaming. Uno può essere benissimo un appassionato di tastiere meccaniche non essendo un videogiocatore. Sì, poi le due cose si toccano in minima parte, perché con la tastiera ci giochi anche, ci mancherebbe, ma per giocare, ragazzi, vi comprate una tastiera anche da 50 euro e siete degli uomini felici. È un hobby, è una cosa che c'entra ben poco per quanto mi riguarda con il gaming, va considerato in tutt'altro modo. È un po', se volete, come se fosse il più vicino al modellismo sicuramente che al mondo dell'hardware, PC gaming e così via. Ok, vi dico un po' com'è fatta, cosa ho comprato, dove anche, e poi faccio sentire ovviamente come suona. Allora, partendo dalla base, come case ho optato per uno di quelli più utilizzati in assoluto, anche perché è piuttosto facile da reperire, ed è il Tofu 60 in alluminio di KBD Fans. 60 sarebbe ovviamente per 60%, c'è anche la versione 65% che volevo acquistare, ma in quel momento te pareva non era disponibile, e allora ho ripiegato su questa, andando però come PCB sul DZ60 RGB V2, che sarebbe quello con le frecce direzionali. C'è infatti sia la versione 60% classica che questa, che ha le stesse identiche dimensioni, quindi sempre compatibile naturalmente con il case in questione, ma con il layout rivisto in modo da includere anche le frecce direzionali. Ed è hot swap questo PCB, quindi gli switch non vanno saldati, cosa stracomoda soprattutto quando vogliamo fare esperimenti vari. Può sembrare inizialmente complicato capire cosa è compatibile con cosa, ma in realtà poi, se andate a vedere su questi siti, sui siti che vendono prodotti di questo tipo, vi accorgete che nella pagina del prodotto X trovate poi tutta una serie di opzioni relative ad altri prodotti compatibili con lo stesso. Quindi è più difficile di quanto uno possa pensare, poi sbagliarsi. Per farvi un esempio pratico, qui siamo sulla pagina del PCB che ho acquistato io. Il sito è quello di Keygem, lo store dal quale ho comprato tutto quasi per questa tastiera, e vedete che vi riporta sulla pagina stessa il plate compatibile con il PCB. Potete scegliere tra alluminio, policarbonato e ottone, brass plate, che sarebbe quello che ho preso io. E sotto c'è anche il link per poter acquistare il foam, sempre naturalmente compatibile con il PCB in questione. A proposito di store, ce ne sono diversi. KBD Fans è uno dei più famosi, ma è situato in America, quindi se ordiniamo noi c'è la dogana di mezzo, come sapete, e i costi quindi lievitano un pochino, ma ne abbiamo anche qui in Europa, come appunto ad esempio Keygem, My Keyboard, Candy Keys, Oblotsky Industries, e più o meno vendono tutti poi le stesse cose. Oddio, non proprio, ad esempio l'ultimo che ho citato vende prettamente 7 di keycap, però
Ci sono, si può acquistare, c'è modo di acquistare dei prodotti interessanti anche qui in Europa. Resta comunque, come ho già detto altre volte, un mercato molto particolare, pieno di cose out of stock. Difficilmente trovi sempre quello che cerchi, anzi è più facile che accada il contrario. Questa tastiera, Keycap, a parte, facilmente replicabile, trovate tutto nel giro di pochi giorni, vi arriva tutto. Ma poi, come detto, ci sono un sacco di prodotti che sono indisponibili spesso, e poi è un mercato che si basa molto anche su gruppi di acquisto. Cioè tu partecipi al gruppo di acquisto, compri, paghi qualcosa effettivamente che ti arriverà poi un bel po' di mesi dopo. Ad esempio, questo è il primo set di Keycap di GMK che tocco con mano, ma in realtà è il quarto che compro, perché ne ho comprato uno, ad esempio, un bel po' di mesi fa, che mi arriverà a metà di quest'anno, quindi praticamente, se va bene, me lo consegnano un anno dopo. Ed è la stessa cosa anche per molte tastiere. Le tastiere di fascia alta, viene presentato solitamente un progetto e tu puoi far parte al group I, paghi e poi ti verrà, va in produzione quella tastiera e ti verrà poi spedita un bel po' dopo, ecco. Allora, proseguendo con lo Stratofu, vi ho già spoilerato il plate che ho utilizzato, ovvero quello in ottone, che è una soluzione, possiamo dire, premium. È apprezzato da molti, soprattutto per il sound che tira fuori, poi ci mancherebbe, sempre anche molto una questione di gusti, e il foam. Ho comprato direttamente quello studiato ad hoc, già pronto. Poi, volendo, uno se lo può fare tranquillamente da sé, come ho fatto anch'io del resto. Ne ho creato un altro alternativo molto semplice. Ci sono mille modi per andare a riempire un po' il case, dalle schiume più banali alla colata di silicone, insomma, le idee agli appassionati di questo mondo non mancano di certo, e basta farsi un giro su YouTube per trovare mille soluzioni. Per quanto riguarda gli stabilizzatori, ho utilizzato dei Duroc V2 screw-in, ovvero che si installano, si avvitano sul PCB. Sono tra gli stabilizzatori più apprezzati, li ho visti praticamente ovunque, su una miriade di tastiere custom, perché appunto si comportano molto bene. Mentre come switch ho optato per dei Gateron Ink Black V2, che sono dei lineari con 60 grammi come forza di attuazione, e ragazzi, questi switch, una volta lubrificati, sono una roba pazzesca. Mamma mia, ragazzi, quanto sono fluidi, sono veramente una goduria. Allora, vi mostro adesso brevemente tutte le fasi dell'assemblaggio di questa tastiera, ma ve lo dico subito, non prendetelo assolutamente come un tutorial. Più che altro, visto che tra qualche giorno vi porterò il video sulla KBD 67 Lite, che è un entry level, è una tastiera meccanica custom molto interessante, perché costa poco, è decisamente più accessibile a livello di prezzo rispetto ad una cosa di questo tipo. La potete andare a completare, volendo, anche spendendo complessivamente 200 euro, una cifra del genere, ed è un ottimo punto di partenza per chi vuole ficcare il naso un po' in questo mondo. Ecco, quella potrebbe essere un'ottima occasione per farvi, per portare una guida passo passo, dove faccio vedere anche un po' le basi, quindi come si lubrificano gli switch, come si lavora sugli stabilizzatori e così via. Fatemi sapere con un bel commento se vi interessa questo contenuto, perché in caso cercherò di portarvelo. Prima di procedere con l'assemblaggio vero e proprio, solitamente in questi casi si fa un check del PCB, cioè si controlla che funzioni tutto correttamente, che non ci siano delle key che non vanno, e lo si fa con un key tester come quello che trovate nel software VIA. In sostanza, agite sul socket con delle pinzette e controllate che tutti i tasti si illuminino. La build in questa cosa, ragazzi, è veramente banale, perché si tratta di un design cosiddetto tray mount, cioè avete il case con i suoi distanziali nei quali andate ad avvitare le viti che fissano il PCB al case. Quindi è veramente semplice la questione. Una volta che avete posizionato il vostro foam nel case, poi quest'ultimo è pronto per ospitare PCB e plate. Sicuramente parlo
chiaramente neofiti come me, del resto, uno degli elementi più delicati e che può portare via senza dubbio parecchio tempo sono gli stabilizzatori. Vanno presi buoni, vanno lubrificati bene ed eventualmente, se non siete soddisfatti del risultato, potete ricorrere ad alcune mod, come ad esempio l'Holly Mod. Che diamine è questa Holly Mod? Non è nulla di complicato, ci vuole solo un po' di pazienza e un minimo di manualità. In sostanza vai ad infilare un pezzetto di cerotto all'interno dello stem dello stabilizzatore, in modo da creare un po' di spessore e lasciare quindi meno gioco alla barra, riducendo l'oscillazione di quest'ultima in pratica. E il tutto lo si fa per ottenere chiaramente un suono ancora più pulito dello stabilizzatore. Poi, secondo me, questi Duroc V2, se li lubrificate nel modo giusto, viaggiano bene anche così senza. Come lubrificante ho utilizzato il Kraydox 205G0, che è uno dei più consigliati in assoluto. Ci ho lubrificato sia gli stabilizzatori che gli switch. E a proposito di switch, spennellarli non è difficile, ragazzi, anzi, tutt'altro, ma richiede, quello sì, un bel po' di tempo. Io in questo caso, se non erro, ho impiegato qualcosa come 3 ore e mezza, 4, per lubrificarli tutti, e non sono nemmeno tanti perché questa è una tastiera compatta, però fidatevi, ne vale assolutamente la pena. Tra PCB e plate sono andato ad inserire poi quello che viene chiamato plate foam, ovvero un ulteriore strato di materiale che va a riempire la tastiera, sempre con l'obiettivo di migliorarne il suono, e ho acquistato questo foam modulare, pure questo da Keygem, che volendo si adatta un po' a tutto. A questo punto quello che si fa è andare a posizionare il plate sul PCB e poi iniziate ad installare tutti i vari switch. È buonissima prassi in questa fase fare un bel check prima di andare avanti degli stabilizzatori, perché se poi non vi soddisfano, per metterci mano dovete rismontare tutto, dovete tornare praticamente al punto di partenza, cioè vi dovete ritrovare il PCB tra le mani, e a quel punto potete smontare gli stabilizzatori e farci tutte le eventuali modifiche che vanno fatte. Quindi ripeto, è una cosa straconsigliata verificare in questo momento che gli stabilizzatori siano ok, quantomeno con questa tipologia di stabilizzatori, perché se invece avete dei plate mount, per mettere mano a quelli basta semplicemente rimuovere i keycap interessati. C'è una mod ultimamente che sta andando fortissimo sulla Tofu ed è l'O-Ring Mod. Che diamine è pure questa mod? È tanto semplice quanto interessante, perché consiste nel posizionare sopra i distanziali un piccolo anello in gomma che fa praticamente funge da guarnizione, ed è come se facesse diventare magicamente la vostra Tofu una gasket mount, in quanto il PCB non è più in contatto diretto con il case, ma ci sono appunto questi anellini in gomma che vanno ad ammortizzare un po' il tutto. E grazie a questa modifica, infatti, oltretutto il plate si flette con una certa facilità. Ma parlando di cose serie, ma che diamine di cavo mi ha tirato fuori Core? Veramente spettacolare. Ovviamente questo è un cavo super custom, pensato per accompagnare in particolare questi keycap tricolore con l'aviator bianco, verniciato di bianco. No, è tanta roba. E Core, come vi ho già detto, è un ragazzo italiano bravissimo che fa questi cavi. Vi lascio il link del suo store giù in descrizione, quindi se siete interessati anche per acquistare una cosa molto più easy di questa, andate a dare un'occhiata. Vi lascio in descrizione anche un codice sconto del 5%. Come ho già detto altre volte, i coil cable non vi danno niente di più rispetto ad un comune cavo, in questo caso USB-C, ma è più una cosa prettamente a livello estetico. Però ditemi se non fa la sua porca figura. Veramente bello, grazie mille Core, e mi raccomando, se vi interessa andate giù a dare un'occhiata. Prima di farvi sentire come suona la tastiera, i keycap sono i Bushido di GMK, sì, comunque Samurai, il tema è quello, non so esattamente come si pronunci in giapponese, ma vabbè. E mi ritengo molto fortunato ad averli acquistati, senza nemmeno aspettarli oltretutto. Erano a stock su Oblotsky e me li ha segnalati proprio Core. Li ho comprati tipo instant, cioè mi ha detto ci sono i keycap, comprati, fatto, una cosa del genere. E non mi ha dovuto convincere assolutamente. E vi dico la verità, che ho fatto proprio bene, perché inizialmente non ero poi così convinto, cioè
non erano proprio il mio genere, ero orientato su tutt'altro. Invece adesso sono follemente innamorato di questa combinazione di colori. Veramente, quando poi li ho messi sulla tastiera e ho visto il risultato finale, ho detto wow, WOW. Ok, momento ASMR con un bel soundcheck, sound test, chiamatelo come vi pare, e diviso in due parti. Tra un attimo capirete. Avete visto che mi sono fatto prestare anche un paio di mani da un amico? No, è un amico che è venuto qui a studio a provarla e siccome scrive molto meglio di me, lui è un programmatore, ho detto, oh, senti, mettiti all'opera che ti registro. E io sì, ho la scrittura proprio da gamer, continuo a utilizzare le mie bellissime tre dita, due e mezzo, dai, tre sono anche troppe. No, devo assolutamente mettermi a fare uno di quei corsi, avevo iniziato, ma poi ci vuole del tempo di mettere lì con costanza per imparare a scrivere a 10 dita. Prima o poi però mi ci metto, promesso. C'è, vi voglio dire che si sente tramite la registrazione un certo riverbero che arriva dalla tastiera, come se la tastiera fosse un po' vuota. In realtà, vi dico la verità, io non mi ero assolutamente accorto di ciò, nel senso che dal vivo per me suonava benissimo prima di sentire la registrazione. Quindi è un qualcosa che viene molto amplificato dal microfono. Ad ogni modo ho detto, dai, visto che ci stiamo, smanettiamoci ancora un altro po' su, e sono andato ad attuare una delle mod più di moda in quest'ultimo periodo, ovvero che è la tape mod, la mod del nastro adesivo, se volete. Si prende del nastro adesivo, come quello per mascheratura che viene utilizzato per la pittura, e lo si applica banalmente sul retro del PCB. Basta qualche strato, io ne ho sono andato sui tre strati, ma volendo potete partire con uno, poi due, tre, quello che è. E devo dire che per quanto sia una mod stupida, va effettivamente a cambiare il suono della tastiera, e tra un attimo ve ne accorgerete anche voi. E poi, a dire il vero, sono andato anche a sistemare un po' il plate foam. All'inizio ho fatto le cose un po' di fretta, ero veramente curioso di sentire il risultato finale, l'ho smontato di nuovo, insomma, e ho riempito al meglio proprio tutti gli spazi, e questo è il risultato. Non credevo che questi tre pezzetti di carta facessero tutta questa differenza, ma sì, una differenza come dal giorno alla notte. Veramente la tastiera assume un suono completamente diverso, Sembra che ti stai mangiando uno di quei torroni con le nocciole belle grosse, quando mordi la nocciola che la spacchi in mille pezzi, ecco, più o meno mi ricorda quel rumore lì. Sicuramente ci metterò ancora le mani sopra, la barra spaziatrice non è ancora perfetta, però mi ritengo abbastanza soddisfatto del risultato nel complesso. Ragazzi, che dire, spero che il video vi sia piaciuto, mi fermo qui, mi fate sapere cosa ne pensate e mi dite se vi interessa quel contenuto del quale parlavo un attimo fa sull'entry level, sulla tastiera
custom più economica. E altra cosa, vi lascerò in descrizione, ah sì, mi stavo dimenticando, tutti i componenti che ho utilizzato per assemblare la tastiera e anche gli accessori che utilizzo per lubrificare gli switch e fare tante belle cose, insomma. Quindi trovate tutto quanto in descrizione, poi se avete domande fatemele che vi rispondo tramite i commenti. Ragazzi, come dico sempre, se vi va ci vediamo al prossimo video.